Ammettiamo che almeno una volta, quando abbiamo scaricato Da Vinci Resolve Free e abbiamo visto proprio lì accanto la versione studio, siamo rimasti incuriositi da questa versione studio a pagamento e abbiamo magari cercato le differenze tra le due. Differenze che sfortunatamente non sono semplicissime da trovare. Ho deciso perciò di realizzare oggi questo video di comparazione tra le due versioni, in modo da confrontarle e inoltre alla fine del video vi consiglierò anche se acquistare o meno la versione studio. Prima di partire però ci tengo a precisare che ovviamente questo video non è sponsorizzato dalla Blackmagic Design e che quindi il fine di questo video non è quello di spingervi ad acquistare la versione studio, bensì è quello di spiegarvi le differenze tra le due versioni e dare a voi la scelta di comprare o meno la versione studio da Vinci Resolve. Direi che comunque ho parlato fin troppo, quindi senza intro, sigla e partiamo subito. Ho deciso di dividere questo confronto su 6 sezioni, quindi Media e Delivery, Performance, Noise Reduction, Resolve FX, Neural Engine e, ultimo ma non per importanza, Color Grading. Quindi cominciamo subito con la prima, Media and Delivery. DaVinci Resolve Free 17 può esportare video fino in 4K Ultra HD fino a 60 fps, mentre la versione studio può esportare i nostri video fino alla risoluzione esagerata del 32K fino a 120 fps. Ad essere onesti, penso che pochissimi di noi usino il 32K, io non mi ci azzardo neanche perché il mio computer se no esplode. Comunque, ad esempio nel mio caso io ho dei clienti che mi richiedono i video in 8K, quindi necessito per forza della versione studio, in quanto la versione free esporta soltanto fino alla risoluzione 4K. C'è da precisare però che il 4K della versione free di DaVinci Resolve è in realtà un Ultra HD e non un 4K DCI, quindi non si tratta del 4096x2160, bensì del 3840x2160, da tenere in conto in quanto ad alcuni videomakers questa cosa qua dà davvero molto fastidio. Per quello che riguarda invece la limitazione degli FPS della versione free, sinceramente non penso ci siano delle grandissime limitazioni e alla fine per me in 7 anni di videomaking non mi è mai capitato di esportare un video con FPS più alti di 60, anzi solitamente io ne uso 23.976, quindi sono fuori da ogni problema. Prima di vedere quali sono le differenze di performance tra DaVinci Resolve Free e Studio, vi rubo giusto 2 secondi. Se state trovando questo video utile e interessante, vi invito a lasciare un bel like e se ancora non siete iscritti, beh, che cosa aspettate? Vi invito inoltre ad attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video. Detto questo, continuiamo. Quindi, punto 2, performance. Parlando invece della performance, la differenza principale tra le due versioni sta nell'utilizzo da parte della versione studio dell'accelerazione della GPU e del supporto a GPU multiple. Questa differenza solitamente non limita l'amatore che fa il video delle vacanze, bensì può essere molto importante per chi lavora nel settore, soprattutto come freelancer. Giusto per farvi un esempio, nel video dove avevo fatto il paragone tra Windows 11 Pro e Windows 10 Pro, che tra l'altro se lo siete perso lo trovate qua su cima in alto a destra, avevo fatto un test di rendering anche tra i due sistemi operativi. Avevo confrontato il tutto tra versioni free di DaVinci Resolve. Windows 11 aveva stravinto con un tempo che si aggirava rispetto a Windows 10, con un tempo che si aggirava sui 2 minuti e 30 se non mi ricordo male. Bene, ho rifatto lo stesso identico test con la stessa identica clip sullo stesso computer con DaVinci Resolve Studio e il risultato ottenuto è stato quello di 21 secondi, quindi beh, c'è una certa differenza tra 2 minuti e 30 e 21 secondi. Può sembrare una differenza piccola su una clip da 10 secondi che era super bombardata, ma su un video ad esempio di un'ora la differenza si fa sentire e questa cosa qua per uno come me che deve continuamente macinare montaggi video su montaggi video è una cosa davvero molto importante. Quindi passiamo al terzo punto, Noise Reduction. Avevo realizzato qualche mese fa un video dove spiegavo come realizzare il Noise Reduction con la versione free di DaVinci Resolve, che se ve lo siete perso lo trovate qua su in cima in alto a destra. Tra l'altro lo spiegavo come farlo anche con la versione studio. Purtroppo poco dopo è stato rimosso il trucchetto che avevo sfruttato per realizzare quel tutorial, quindi ad oggi questa funzionalità che io uso in praticamente ogni mio video nella fase di color grading è disponibile purtroppo soltanto per la versione studio e oltre ad essere una funzione davvero molto utile quando si parla di color grading è estremamente utile e comune anche tra videomakers che magari usano macchine micro 4 terzi in cui in generale con le riprese ad ISO alti si ha un forte rumore video. È un vero peccato che questa funzione qua disponibile soltanto per la versione studio.
4. Resolve FX. Grazie all'utilizzo intensivo della GPU con la versione studio sono disponibili anche molti più Visual FX in più rispetto a quella che è la versione free della DaVinci Resolve. Questi effetti li troviamo ad esempio anche semplicemente nella pagina edit, come ad esempio Light Trace, Deband e molti altri. Solitamente questi effetti qua per altri software di montaggio video come ad esempio Premiere o Final Cut vengono venduti come plugin esterni a costi anche molto elevati. Dentro a DaVinci Resolve invece sono tutti quanti compresi nel pacchetto. Passiamo quindi al quinto punto, Neural Engine. Un'altra funzionalità solo e soltanto per la versione studio è il Neural Engine, che mediante l'utilizzo del machine learning e delle reti neurali sblocca l'accesso a moltissime features davvero molto utili nella versione studio, come ad esempio il riconoscimento facciale, l'aumento della risoluzione dei video, quindi se ad esempio abbiamo un video in HD lo possiamo aumentare fino al Full HD e magari fino pure al 4K senza avere una grande perdita di qualità. Troviamo inoltre tra i vari tool del Neural Engine anche l'object removal, il riconoscimento delle scene e molti altri strumenti. Punto 6 ed ultimo, color grading. Quasi tutti gli strumenti di color grading sono inclusi all'interno di DaVinci Resolve Free, mancano però all'appello i tools per HDR e 3D. Personalmente io non lavoro moltissimo né con il 3D né con l'HDR, però per alcuni professionisti può essere utile. L'HDR in alcuni casi mi è capitato di doverlo usare e avere gli strumenti per l'HDR è un bel vantaggio. Quindi, arriviamo alla domanda da 1 milione di euro. Vale la pena spendere 300 euro all'incirca per acquistare DaVinci Resolve Studio? Purtroppo, come in ogni domanda da 1 milione d'euro, non esiste una risposta unica. Cercherò però di dividere per casi. Se siete un amatore che ha appena iniziato a fare video delle vacanze magari o video semplicemente da mandare a familiari e amici, beh, liberissimi di acquistare la versione studio, sia mai, però molto probabilmente non la sfrutterete nella maggior parte delle sue funzionalità. Se lavorate nel mondo del videomaking e non avete la necessità di funzionalità come Neural Engine, Resolve FX, Color Grading HDR 3D, Noise Reduction, beh, allora forse, almeno per il momento, potete risparmiare 300 euro. Se invece avete bisogno delle funzionalità sopracitate, il mio consiglio è quello di investire su DaVinci Resolve, anche perché la licenza studio è a vita, si tratta di un'attivazione per due computer, quindi con 300 euro vi ritrovate un software davvero molto potente. E per quello che riguarda l'acquisto della licenza, vi consiglio inoltre di dare uno sguardo anche all'hardware di DaVinci Resolve, poiché per la maggior parte di esso è inclusa la presenza di due licenze studio, quindi se ad esempio siete interessati, non so, nello Speed Editor, non so se al momento c'è ancora la promozione, o ad esempio nella Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K, che per quella lì c'è sempre la promozione, potete risparmiare 300 euro prendendo direttamente attrezzatura e DaVinci Resolve Studio. Bene, quindi siamo giunti alla fine di questo video, spero l'abbiate trovato utile e interessante, fatemelo sapere con un like e una condivisione. Vi invito inoltre a farmi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate di questo video e, beh, non esitate a fare domande se non sono stato chiaro in qualche passaggio. Inoltre, se ancora non siete iscritti, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanellina di notifiche per non perdervi nessun nuovo video. Detto questo, noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!